Grazie mille professor Fabbrini, grazie alla presidente Marcegaglia, al professore Gidi. È una bella sfida, è molto affascinante tentare di dare risposte alle domande che Fabbrini ha offerto alla mia e vostra attenzione. Mi fa un po' effetto vedere queste camicie bianche, penzoloni, che richiamano non so bene cosa. Non essendo esperto di camicie bianche, forse Fabbrini voleva davvero avermi come allievo, e stante la perfetta padronanza dell'inglese in uno di quei corsi cui Egidi faceva riferimento. Ma in realtà credo che la discussione di oggi sia per me una ghiotta opportunità. Vi devo confessare che Fabbrini mi ha invitato, poi mio amico nonché straordinario senatore Giorgio Tonini mi ha preso un po' alla sprovvista in una delle segreterie mattutine, mi dicevo: mi raccomando, hai detto di sì a Fabbrini, vero? E ci ho messo un po' a pensare, ma come la utilizziamo questa occasione della LUISS? Come rispondere veramente a delle domande serie? E soprattutto, vai lì perché è giusto andare ogni tanto in qualche università? O vai lì perché credi davvero nella School of Government di questa realtà, l'unica in Italia, ma come priorità per il nostro paese? Allora, voglio tentare di essere breve, così che poi ci sia spazio anche per qualche domanda il più possibile polemica. E no, ero serio in questo caso. E cogliere l'occasione per lanciare anche un po' di provocazioni rispetto al modello di governo italiano-europeo che stiamo tentando di affermare. Primo punto. Sono totalmente d'accordo con, diciamo, premesse. Primo punto. Uno, sono totalmente d'accordo con Emma Marcegaglia. Se c'è un luogo nel quale l'identità italiana europea ha uno spazio d'azione, questa è la realtà culturale, educativa, universitaria. È un tema che sarebbe affascinante approfondire in modo meno sintetico di questa sorta di tweet che vi ho lasciato, ma è così. L'Italia dei prossimi 50-100 anni sarà non come l'avrà fatta la riforma del lavoro, che pure ovviamente difendo, o la riforma della pubblica amministrazione, su cui ci giochiamo molto, o la riforma costituzionale o il sistema della legge elettorale. Sarà come riusciremo a fare da oggi il modello educativo, culturale e di ricerca universitaria. E su questo tema noi ci giochiamo una delle chance di essere una superpotenza mondiale. Lo dico in un'università quando so perfettamente che tutte le statistiche universitarie non pongono mai a livello di eccellenza le nostre università. E non perché non lo siano, ma perché in parte non riusciamo neanche a rappresentare bene ciò che possiamo fare. Poi abbiamo uno spazio di miglioramento e dobbiamo assolutamente inseguirlo, anche vincendo alcuni luoghi comuni per cui tutte le università sono uguali, che è chiaramente una finzione. Ma l'elemento chiave per me è che se noi riusciremo, nell'arco dei prossimi mesi e anni, a raccontare l'Italia come il luogo in cui non si sta semplicemente a fare l'elenco, il catalogo dei capolavori del passato, ma come un luogo nel quale le idee vive, crescono, anche nel confronto, nello scontro, nella bellezza del dialogo, del dibattito, in qualche caso, spesso, nella polemica, se riusciremo a fare questo, l'Italia farà quello che deve fare. Quindi questo è il primo tema di riferimento. Oggi noi abbiamo bisogno di una scommessa in questo settore. C'è bisogno di scuola. Non c'è bisogno soltanto di scuola di governo. C'è bisogno di scuola, di educazione, di crescere, di imparare. E su questo, lascio una chiosa rapidissima rispetto al ragionamento di Emma, è verissimo che questa sia anche la sfida culturale che oggi noi dobbiamo vincere al tempo del terrore o del terrorismo. I terroristi vorrebbero farci morire come vogliono loro. Non riuscendovi, si accontentano di farci vivere come vogliono loro, rinchiusi, impauriti, rannicchiati. Io ritengo straordinaria la risposta della marcia di Parigi dell'11 gennaio, perché ha dimostrato che, pur nella consapevolezza del dramma, e vi garantisco che accogliere
le famiglie dei caduti a Tunisi con le salme dei loro cari è un'esperienza che tocca profondamente il cuore. E perché vedi quello che è accaduto, e questo applauso lo dedichiamo a quelle persone che hanno perso tutto, ma ecco il punto centrale, la risposta non è rinchiudersi, è scommettere su ciò che noi abbiamo come identità. La parola identità per noi significa cultura, significa università, significa scuola, significa ricerca. Dunque c'è bisogno di scuola, sì. E c'è bisogno però anche di una riflessione sul governo. Perché diciamoci la verità, noi su questo tema abbiamo un gap da colmare. Il governo non è semplicemente l'esecutivo. Chi di voi ha acceso qualcuno di voi c'ha ancora acceso lo smartphone? Vada su Google e cerchi su Google durata governi italiani. L'avete fatto, io mi sono preparato prima, quindi lo so. Però, se voi guardate durata governi italiani, troverete la prima pagina che si apre è Wikipedia. Controllate pure se volete. E nel primo elenco trovate i 63 governi della Repubblica, per durata di giorni. Lo dico perché ciascuno di voi potrebbe pensare, il governo Renzi è appena arrivato, vero? Eppure noi siamo già il 28esimo governo su 63. Siamo già in zona Europa League, siamo nella parte sinistra della classifica. Questo non è un buon motivo per smettere, vorrei essere chiaro. Ma dall'idea che un governo che sembra appena arrivato è già oltre la metà come durata rispetto a tutti gli altri governi della storia della Repubblica. C'è qualcosa che non funziona. Provate a fare lo stesso calcolo in Germania o in Spagna o nel Regno Unito e troverete una differenza abissale. Dunque c'è bisogno sì di una riflessione sull'esecutivo e su che modello culturale presenta l'esecutivo. Io vorrei, con il suo permesso, caro direttore, togliermi anche qualche sassolino rispetto a quelli che parlano tutti i giorni di deriva autoritaria. Deriva autoritaria delle nostre riforme è il nome che taluni professori un po' stanchi danno alla loro pigrizia e vorrò nel merito intervenire sul perché vorrei provocare e discutere di questo. Deriva autoritaria è il nome della loro pigrizia. Lo dico con il massimo rispetto per queste autorevoli personalità. Ma prima di questo, prima di entrare nel merito, raccontando perché ha una coerenza il percorso di riforma che noi proponiamo, vorrei dirvi che c'è un problema di governo in Italia. Non è possibile che ci siano stati 63 governi e che un governo appena arrivato sia già nella parte alta della classifica in termini di durata. C'è un terzo elemento di provocazione iniziale, poi vengo nel merito della riflessione e della risposta alle domande di Fabbrini. Questo governo è considerato il governo di quelli che comunicano bene. Anzi, diciamola in modo meno diplomatico. Questo governo viene considerato da tanti incapace di fare le cose, ma capace di raccontarle. Perché è inutile fare questi incontri se poi alla fine non ci diciamo le cose, perché tutti noi abbiamo le orecchie, almeno per sentire. Come le comunicano bene loro, anche se non le fanno. Io ritengo che questo governo non sia stato bravo a comunicare quello che ha fatto. È un governo rovescio. L'accusa che mi viene solita, o la considerazione, la riflessione, la critica che mi viene fatto, questo è un governo che ha fatto molto di più di quello che ha comunicato. E considero questo fatto un errore clamoroso. Perché molti dicono, bene, avete fatto più di quanto avete comunicato. Nella politica di oggi, chi fa più di quello che comunica sta sbagliando tutto. Perché la comunicazione non è la visibilità, non è una conferenza stampa, non è un resoconto. La comunicazione è il modo di entrare in rapporto con i cittadini che sono i controllori. Non soltanto la constituency, ma sono il punto di riferimento fondamentale di qualsiasi iniziativa. Quindi se comunichi meglio di ciò che fai, fai bene. Se fai meglio di come comunichi, stai sbagliando. Anche su questo sarebbe interessantissimo, in un'altra sessione, in un'altra lezione, in un'altra seduta fatta da persone più competenti di me, discutere tra comunicazione e visibilità. La comunicazione oggi è un'arma fondamentale in politica. Posso permettermi una provocazione? L'ISIS comunica. L'ISIS comunica. Se io domando a ciascuno di voi, mi dite com'è la situazione oggi sul terreno tra Siria e Iraq? Direi più correttamente in Iraq. Molti penseranno che siamo in presenza di un'avanzata dei terroristi del Daesh e dello Stato Islamico. Non è così.
sul terreno in questo momento loro sono in ritirata, sono circondati a Mosul, sono in difficoltà in alcune città. Eppure la straordinaria capacità comunicativa malefica e terribile, drammatica, porta a far passare un messaggio diametralmente opposto a quello che invece è la realtà dei fatti. La comunicazione nella politica non è un giochino per addetti ai lavori e non è decisiva soltanto in campagna elettorale, anche se tutti noi sappiamo che il professor Fabbrini su tutti potrebbe fare riferimento a alcune campagne elettorali, solitamente quelle americane, per raccontare di come la comunicazione sia stata decisiva per vincere l'uno o l'altro. Certo, chi di voi va alla library, alla John Kennedy Library di Boston, si mette in testa quella straordinaria lezione del 60 e capisce come la televisione in quel momento è decisiva per comunicare. Sì, tutte cose interessanti, ma la comunicazione nel tempo dello scambio quotidiano, non soltanto sui social network, ma nella condivisione costante, nel tempo della condivisione costante e quotidiana, la comunicazione è un fattore fondamentale che non abbiamo tempo di affrontare qui, ma che è un punto centrale per il governo. Io sono qui a confessare che noi stiamo sbagliando perché stiamo facendo più di quello che comunichiamo. E provo a dire perché, entrando nel merito delle risposte a Fabbrini. Primo punto. C'è bisogno di scuola di governo oggi perché governare è molto più difficile che in passato. Non è che prima vi fossero delle stanze dei bottoni a livello internazionale o geopolitico. Credo che non ci siano mai state. Io sono uno di quelli che adora alcune figure della politica internazionale. Quando ho parlato alle Nazioni Unite avevo l'emozione perché ero nel luogo dove c'era stato Dag Hammarskjöld, che per me, segretario generale delle Nazioni Unite, morto in un incidente aereo molto discutibile negli anni 60, discutibile, l'incidente aereo no, ma purtroppo le cause di quel terribile evento sono ancora tutte da chiarire, per me è un'emozione, perché io vengo da una esperienza personale in cui studiare le grandi figure della politica internazionale mi fa venire i brividi. Poi magari quando vado in televisione cerco di essere sintetico e di non raccontare di Hammarskjöld, perché mi prenderebbero per matto. Però credo nella politica internazionale, nell'essere cittadini del mondo, nell'essere capaci di innamorarsi di grandi ideali, ma la stanza dei bottoni non c'è mai stata a livello internazionale. Non importa risalire al fallimento della Società delle Nazioni, a capire a quanto le Nazioni Unite hanno fatto molto meno di quello che avrebbero dovuto fare, e potrei continuare a lungo. È mancata nel corso della storia una stanza dei bottoni, però c'erano dei criteri interpretativi chiari. La cortina di ferro, con le sue malvagità e atrocità, dava comunque la possibilità di dividere il mondo in bianco e in nero. Si poteva stare da una parte o dall'altra, ma era chiara la divisione in blocchi. Oggi non è più così. Oggi lo scenario è profondamente mutato. Non so quanti di voi hanno l'età perché siete molto più giovani, ma per aver seguito la campagna elettorale di Obama nel 2008. Molti di quelli che si avvicinarono a quella campagna elettorale erano entusiasti, tra le altre cose, non soltanto per la straordinaria storia di Barack Obama. Immaginate uno che non riesce a entrare alla convention dei democratici nel 2000, non lo fanno entrare fisicamente, cioè non è delegato. 4 anni dopo fa il keynote speech a Boston per John Kerry e 4 anni dopo è il candidato. Quindi una storia americana straordinaria. Il primo presidente di colore, una straordinaria storia, perché uno che si chiama Barack Hussein Obama nell'America dell'11 settembre, dal 12 settembre chiamarsi Hussein Obama poteva essere considerato come un problema. Bene, questa è una storia meravigliosa, bellissima, i libri di storia ne parleranno, e trovo che se avete 2 ore di tempo libero potrebbe essere ben spesa anche come studenti di questa scuola andare a vedersi Selma e andare a vedersi alcuni film che raccontano come sia davvero cambiata la storia, come la storia abbia fatto gli straordinari in alcune parti del mondo in questo periodo. Ma questo è il punto centrale che vorrei toccare con voi. Chi ha seguito quella campagna elettorale di Obama nel 2008 era, tra le altre cose, entusiasta perché si preannunciava una svolta sulla politica estera. Dalla dottrina unilaterale di George W. Bush al multilateralismo di Obama. Obama fece un grande discorso a Berlino e poi, appena eletto presidente, qualche mese dopo, ha svolto alcuni interventi che vi suggerirei di andare a vedere. Per
esempio uno in Egitto, in una realtà, in una terra che ha visto dei cambiamenti pazzeschi in questi anni. Qual è la posizione dell'Occidente rispetto alle primavere arabe? Faccio un altro esempio per dire come sia rapido il cambiamento. Io divento Presidente del Consiglio il 22 febbraio dello scorso anno. Lo stesso giorno a Kiev la rivolta in piazza provoca decine di morti e il cambio della guardia alla guida di quel paese. Da quel momento si apre, era già in fieri, un elemento di tensione con la Russia, che porta, come sapete, alle tensioni geopolitiche di questi giorni. Non più tardi di 3 mesi prima, la Russia era stata decisiva in alcuni consessi internazionali per chiudere la partita con la Siria, la quale partita a sua volta è stata immediatamente riaperta. Tutto questo per dire che il mondo fuori da qui è un mondo complicato molto più di prima. La questione dell'Africa, di cui non si parla mai, che tipo di soggetti decisori ha? È venuto da noi il presidente del Congo Brazzaville. Io sono stato anche in Congo Brazzaville. Oggi quella regione è un elemento tra i pochi di stabilità dell'area. C'è una carta costituzionale che prevede che dopo 2 mandati quel presidente non possa essere rieletto. Il presidente intende cambiare quella carta costituzionale. Nella democrazia del Congo Brazzaville immaginiamo che abbia i numeri per farlo. Eppure la comunità internazionale sostiene che vi sia una violazione rispetto ai principi costituzionali scanditi e scaturiti in quel dibattito là. Io sono uno di quelli che dice che la comunità internazionale deve prendere atto della volontà del popolo del Congo Brazzaville e se vogliono farsi il referendum per cambiarlo, preferisco che ci sia un presidente al terzo mandato che riesce a stabilizzare l'area che non una generica discussione sul doppio mandato. Sarei anche quello della rottamazione, ma diciamo che sono per criteri di rottamazione geopoliticamente intelligenti. Ecco, tutto questo per dire lo scenario geopolitico fuori da noi è molto più complicato. L'unica grande novità con cui la storia sarà gentile è l'Europa. Segnalo il libro di Fabbrini appena uscito, non posso fare pubblicità, ma probabilmente ne avete sentito parlare. Il punto è che l'Europa è la grande rivoluzione di questi anni. Un luogo che era un luogo di guerra che diventa pace. Però l'Europa ha un sistema di governance che definire allucinante, fagli un complimento. Il sistema di governance dell'Europa è un sistema che nasce da una grande intuizione straordinaria e affascinante che parte con il buonsenso dei padri fondatori dal carbone e dall'acciaio e oggi è spesso diciamo in mano a regolamenti, codicilli, norme e cavilli la cui rigida applicazione porterebbe alla paralisi. Ecco allora che il nostro governo si è speso perché l'Europa sia non semplicemente il regno della flessibilità. Se fai politica e non sei flessibile, cambia mestiere. Perché l'idea che si debba essere rigidi in politica è una contraddizione in termini. Se non ci fosse stata la flessibilità, la Germania sarebbe ancora divisa in due, almeno a livello economico, se non a livello istituzionale. Se non ci fosse stata la flessibilità, peraltro concessa dal governo italiano nel 2003, guida del semestre italiano, guida Silvio Berlusconi Tremonti, quindi non vi sto dicendo nemmeno due personalità che siano particolarmente vicini alla nostra esperienza di governo, Berlusconi e Tremonti danno a Schröder, quindi il cancelliere della socialdemocrazia tedesca, la possibilità di utilizzare la flessibilità e fare le riforme. Allora, l'Europa, che modello propone l'Europa oggi? In questo anno abbiamo assistito a un cambio oggettivo, a un cambio di direzione, non è mica merito nostro, è merito anche nostro. È merito innanzitutto di chi ha votato perché l'Europa si cambiasse da dentro. Chi vi propone di cambiare l'Europa insultandola vi sta buggerando. L'Europa non si cambia con gli insulti. L'Europa si cambia mettendosi dentro e cercando di prendere il volante piano piano. È una delle operazioni più faticose, specie per chi ha un carattere, diciamo, un po' arrembante. Ma se questo è stato possibile nel primo periodo del nostro governo,
Lo si deve innanzitutto a una situazione internazionale complicata, ma affascinante. E dall'altro al fatto che io sono andato in Europa non più a rappresentare me stesso o il governo del mio paese, ma per me la svolta è stata quando sono tornato in Europa dopo il 40,8%, che è un risultato che in Italia ha una sua unicità, era dal 58 che non si prevedeva, ma che ha dimostrato che c'era un partito in Italia, indipendentemente da quale fosse, che era il partito più votato in Europa. E quel partito che cosa chiedeva, insieme ad altri, sia chiaro? Di smettere di parlare soltanto di austerity e di provare a parlare di crescita. Di smettere di parlare soltanto di rigore e di provare a parlare di riforme. Di smettere di parlare soltanto di codicilli e regole e di parlare di ideale europeo. Cosa ha prodotto quel cambiamento? Che nell'arco di un dibattito faticoso, per alcuni aspetti persino soporifero e noioso, la politica europea ha prodotto nell'arco di 6 mesi una comunicazione sulla flessibilità. È divertente, abbiamo dovuto fare un atto per dire che si può essere flessibili, ma è anche interessante, per la prima volta si è detto le regole in Europa possono cambiare. Il piano degli investimenti, che naturalmente molti contestano, ma che vuol dire che si può tornare a crescere senza stare a ragionare di Keynes e dintorni? L'unico modo che hai per crescere è quello di fare degli investimenti oltre a fare le riforme. 3. Un cambio di direzione politica, di clima, che ha permesso alla Banca Centrale Europea di ragionare sul QE. 4. Conseguenza, un diverso rapporto tra dollaro e euro. Poi, siccome nella School of Government bisogna dire la verità, c'è sempre un fattore, diciamo fattore fortuna, si chiama in un altro modo, che consente, che ha visto nel deprezzamento del petrolio una grande chance per cambiare le condizioni macroeconomiche. L'ho presa larga, ma voglio dirvi che governare è più difficile oggi. Quindi c'è bisogno di una scuola di governo, ma c'è anche bisogno di un governo che faccia il governo. Quando dico c'è bisogno di un governo che faccia il governo, intendo dire che la discussione di questi mesi rispetto alle riforme in Italia ha visto autorevoli pensatori e professori dire che siamo in presenza di una deriva autoritaria. Qualcuno ha detto non è più democrazia, è democratura, con una crasi. Trovo avvilente che non si ricordi una cosa banale. In un sistema, chi è legittimato a decidere non è un dittatore. Chi è legittimato a prendere le decisioni, se non le prende, consegna il paese alla palude. La dico in un altro modo. Quando c'è uno che decide, se è legittimato a farlo, questa si chiama democrazia. Se quello che è legittimato a decidere non lo fa, noi siamo di fronte al tradimento della democrazia. Non è dunque dittatoriale colui il quale prova a realizzare gli obiettivi sui quali ha ottenuto la fiducia presso le Camere. È viceversa traditore di fiducia colui il quale passa il tempo a vivacchiare e a far scorrere i giorni senza che l'Italia abbia le riforme necessarie. Scusatemi, ma questo è il punto chiave della discussione di questi mesi. Quando viene detto stiamo creando un sistema che dà a uno solo il potere di decidere, stiamo dicendo una falsità evidente. Chi di voi ha seguito ad esempio il dibattito di queste ore sa perfettamente che il Presidente del Consiglio, che sia favorevole o meno, non può mica revocare un Ministro della Repubblica. Non entro nel merito della vicenda. Quella è una vicenda in cui un ministro si è dimesso e lo ha fatto lui. Ma nessuno avrebbe potuto farlo per lui, a meno di non voler ricorrere a uno strumento che è quello della mozione di sfiducia individuale. Il Presidente del Consiglio, che ha tutti questi poteri, non ha il diritto di revocare un suo collaboratore. Lo prevede la Costituzione. Voi direte, ma voi state cambiando la Costituzione apposta? No, questa è una parte che non si tocca nel dibattito costituzionale. Qualcuno dice, è un errore non toccarla, ma è un altro film.
accontentiamoci di quello che stiamo facendo, per piacere, vedo Clementi che scuote la testa. Ecco il punto centrale. Aver sottolineato in queste settimane e in questi mesi che le ipotesi di riforma del governo e del Parlamento sono ipotesi che puntano alla deriva autoritaria è la dimostrazione di una scarsa visione e anche di un inesistente paragone benchmark con tutti gli altri paesi europei e mondiali. E provo a concludere sintetizzando il filo rosso che lega le varie riforme che noi stiamo proponendo. Riforma costituzionale. Essenzialmente tre punti fondamentali. Lascio la pur necessaria abolizione del CNEL. Il primo è la revisione del titolo quinto, per dare chiarezza a chi fa che cosa tra regioni e Stato. Si può discutere nel merito, ma mi sembra così evidente che debba esserci una chiarezza di funzioni che non perdo nemmeno tempo a entrare nel merito. Secondo punto, il superamento del bicameralismo perfetto. Non c'è paese al mondo che abbia questo bicameralismo, che definire perfetto è un eufemismo, chiamiamolo paritario. E a chi dice ma questa è la negazione della Costituzione più bella del mondo, rispondiamo dicendo ma l'avete letti i lavori preparatori della Costituzione, i lavori di discussione durante l'Assemblea Costituente? Il bicameralismo paritario, lo sanno gli studenti della LUIS, non è stata una conquista, è stato un compromesso, alla meno. Il Partito Comunista voleva una seconda Camera delle autonomie territoriali, la Democrazia Cristiana voleva una seconda Camera delle rappresentanze della società, pensando magari di poter attutire di più il colpo delle autonomie rispetto all'ipotesi delle autonomie territoriali, e siccome non si trovarono d'accordo, il compromesso fu quello di dire facciamo il bicameralismo paritario con la Camera e il Senato che fanno la stessa cosa. Conseguenza? Avete mai seguito il dibattito che parte tra gli addetti ai lavori quando si approva nella navetta, cioè nell'approvazione in primo lettura e poi in seconda lettura? Troverete sempre un deputato che risponde ai senatori, vabbè ci mandate il testo, che volete che ve l'approviamo senza nemmeno farci una modifica? O un senatore che risponde ai deputati, ci mandate il testo, ma un po' le mani dovremmo mettercele. Come se questa fosse un'imposizione medica, una prescrizione del dottore. E lo dico con il massimo rispetto per i parlamentari che stanno svolgendo un lavoro egregio, perché stanno correndo rispetto al passato in modo straordinario. Ecco che il bicameralismo paritario è un non senso, che può essere spiegato soltanto con la paura che allora c'era di un sistema antidemocratico. Secondo punto, legge elettorale. Io qui faccio una scommessa con voi. Tra 5 anni festeggerete il decennale, io non so dove sarò, spero che voi abbiate lasciato la LUIS, cioè, nel senso che ove ciò non avvenisse si porrebbe un problema per voi. Però se noi ci rivediamo tra 5 anni, quando la legge elettorale sarà stata non soltanto votata in terza e definitiva lettura, ma anche provata e sperimentata, accetto la scommessa perché da qui ai prossimi 5 anni quella legge elettorale sarà copiata da mezza Europa. Vedo facce perplesse. Ed è non da Limonte naturalmente, da Limonte è meno perplesso di altri, mettiamola così. Cerco di dire perché quella legge elettorale, tra l'altro sì, voi avete tutta questa idea di bello che avete portato un sacco, avete sguarnito Firenze, da Limonte e Morlino, vabbè, nessuno è perfetto, del resto l'ho detto ieri in un'intervista, il Giglio Magico qualche soddisfazione se l'è presa a Roma la settimana scorsa, diciamo all'Olimpico, ma lasciamo stare questo argomento, la provocazione ci voleva. Mezz'ora sto parlando di cose appassionanti per carità, però c'era la quart'ultima fila che russavano tutti. Allora, la legge elettorale spagnola è una legge elettorale che per la prima volta dopo anni non garantisce la certezza di risultato.
Perché il modello spagnolo oggi non ti dà la certezza di un vincitore. È colpa della legge elettorale? Beh, è colpa di una legge elettorale basata su un sistema bipartitico, o comunque con più partiti perché ci sono le autonomie territoriali, ma dove sostanzialmente i due partiti più grossi poi o da soli o trovandosi qualche alleato territoriale i numeri per fare il governo li avevano dappertutto. Qui ci sono almeno tre partiti e con il sistema spagnolo, tre partiti perché Podemos sta crescendo, anche se il risultato di ieri in Andalusia forse è stato persino inferiore rispetto a alcune attese. Però nei sondaggi socialisti, popolari e Podemos più o meno sono dati lì. Nel Regno Unito per anni il sistema uninominale secco all'inglese ha dato un vincitore. Già l'ultima volta è arrivata qualche avvisaglia, non era la prima volta, ma comunque nel recente passato era una delle prime volte, dopo anni di Blair, Thatcher e dintorni, il governo Cameron è stato possibile soltanto sulla base di una coalizione, quella con Nick Clegg, che è diventato vice primo ministro. Sarebbe interessantissimo per chi segue i sistemi politici discutere se questa alleanza ha fatto bene o meno a Clegg, ma questa è un'altra discussione. Sicuramente però ha dato i numeri per governare. Oggi ci sono Cameron, Miliband, Clegg, ma ci sono anche non soltanto i rischi o le opportunità, non so come la vedete voi, dell'UKIP, di Farage, ma anche, per esempio, sondaggi che dicono che in Scozia gli autonomisti prenderanno seggi nell'ordine di qualche decina. E allora il sistema inglese non dà un vincitore. Vi confesso che quando ho mostrato a Berlino alla cancelliera Merkel l'Italicum 1.0, si era ancora Roberto alla percentuale del 37%, per ottenere il diritto ad andare al ballottaggio, per evitare il rischio di andare al ballottaggio, la cancelliera Merkel mi ha detto: beh, se io avessi avuto questo sistema, avendo preso il 42% alle ultime elezioni, non avrei dovuto fare la grande coalizione. Perché? Perché nelle ultime elezioni tedesche la Merkel ha fatto il risultato più alto nella storia tedesca, era dal 59, da Adenauer, che nessuno prendeva quel risultato lì, più del 40%, ma in considerazione del fatto che molti partiti non hanno raggiunto lo sbarramento del 5, i numeri hanno portato la CDU a dover fare l'accordo con l'SPD. Vi ho fatto tre esempi per dire che ci sono tre governi di coalizione o comunque tre situazioni complicate che possono risolversi semplicemente con un modello come quello che l'Italia ha la possibilità di adottare. Qual è? Quello in cui ciascuno vota una lista, alla lista e non alla coalizione è attribuito l'eventuale premio di maggioranza, e questo porta a superare il meccanismo devastante del potere di veto che nel corso di 70 anni, in alcune circostanze, io direi sovente, si è verificato da parte delle forze politiche cosiddette minori, provoca anche una grande discussione sul grado di democrazia interna dei partiti, e credo che siano maturi i tempi per cui l'articolo 49 della Costituzione conosca finalmente una sana e seria legge di applicazione, ma ha la possibilità di dire: ognuno corre, se qualcuno ottiene più del 40%, quello ha vinto le elezioni ed ha il 55% dei seggi, 340, se non ce la fa si va a un ballottaggio, ma la scelta del vincitore sarà chiara. Torniamo al punto centrale. È democrazia quel sistema in cui qualcuno può decidere? Non è democrazia il sistema in cui non decide nessuno. Il sistema in cui non decide nessuno si chiama anarchia. Il sistema in cui uno legittimato può decidere si chiama democrazia. E se noi non comprendiamo che esiste una priorità, che è quella di dire: caro cittadino che voti, voti Fabbrini? Vince Fabbrini?
tu hai il dovere morale di vedere Fabbrini provare a risolvere i problemi che ha posto e di realizzare le soluzioni sulle quali lo hai votato. Ma se voi che avete votato Fabbrini e poi vince la Marcegaglia, mani il titolo è Marcegaglia scende in politica, vabbè. Se vince la Marcegaglia, voi che avete votato Fabbrini, a maggior ragione avete il diritto dovere di rispettare l'esito dei vostri concittadini e di consentire alla coalizione, no, al partito che ha vinto le elezioni, di realizzare il programma che ha presentato. È la banalità, è l'ABC di un sistema di governance. Ma senza questo non c'è possibilità per l'Italia di essere credibile. Ma vi rendete conto che siamo al 63esimo governo nel giro di 70 anni? Ma vi rendete conto che abbiamo la possibilità di essere un paese in cui finalmente torniamo a tirar fuori la bellezza, l'entusiasmo, il fascino del nostro DNA e continuiamo ad avere un sistema bloccato? Chi di voi ama la politica americana vada a leggersi un pezzo di Francis Fukuyama, che è molto interessante, che è uscito a settembre, no, novembre scorso. È anche disponibile in... è stato tradotto, non mi ricordo, forse a Spagna, non mi ricordo chi, a Spagna l'ha tradotto. Vetocrazia. Fukuyama parla dell'America, è nel momento più difficile, perché è nel momento in cui Obama non vince, no, non è che Obama non vince, non vorrei essermi preso le tipiche tradizioni italiane, non è che non vince, Obama perde le elezioni di midterm. Voi sapete che abbiamo questo modello, no? Quando uno perde, non è che perde, non ha vinto. Perché c'è l'atteggiamento di paura che qualcuno possa finalmente fare le cose. O magari, metti caso che finalmente realizzi ciò che ha promesso. Che disastro, eh? Bene, dopo queste elezioni Fukuyama ha scritto un pezzo sulla vetocrazia. Non l'ha fatto semplicemente perché il presidente degli Stati Uniti si trovava con un congresso totalmente ostile. E si trova ancora negli ultimi 2 anni con un congresso totalmente ostile, ma fa un ragionamento in cui sostiene che il crescente peso delle magistrature, degli organi di giudizio, delle lobbies e della scarsa capacità del governo di incidere sta bloccando l'America. Ora, al di là che io a Fukuyama vorrei dirgli, ma l'hai vista l'Italia prima di parlare degli Stati Uniti? Però questo è un altro tema. Anche perché nel suo benchmark fa riferimento all'Europa come modello positivo. Poi recupera abilmente e dice i paesi scandinavi e la Germania, che è un'altra storia. Ma il tema della vetocrazia e del blocco è centrale oggi. Voi che studiate scuola di governo, mi aiutate a capire se è possibile che ci sia un sistema oggi in Italia in cui i TAR decidono se una cura medica si può fare o no? Voi che studiate materie affascinanti, vi rendete conto che siamo in un sistema in cui la conferenza dei servizi, ente di autoaiuto, di amministratori che si trovano con 28 facce e sono sempre lo Stato, perché si parlano dandosi del lei le amministrazioni dello Stato, ma quello sempre è lo Stato, decidono con tempi biblici sulla richiesta di autorizzazione di un cittadino, che sia esso cittadino imprenditore o cittadino consumatore o semplicemente cittadino magari con la C maiuscola. Vi rendete conto che il nostro sistema di cambiamento della pubblica amministrazione non è semplicemente una priorità perché il governo si è messo in testa di cambiare le cose, ma perché sta insieme alla filosofia della riorganizzazione costituzionale, di un diverso modello di legge elettorale, di una semplificazione che è quanto mai necessaria in tutti i livelli, a tutte le, in tutte le sedi, e che è il tentativo che potremmo definire in modo molto semplice e banale, con uno slogan, contro la zecca Garbugli. Voi avete letto i Promessi Sposi come tutti. Io la penso come Umberto Eco. I Promessi Sposi andrebbero proibiti per legge. Perché una volta che li proibisci diventano affascinanti. Il fatto di aver costretto a leggere i Promessi Sposi ha portato tanti di noi a odiare i Promessi Sposi. Eppure i Promessi Sposi sono meravigliosi.
Umberto Eco dice dovrebbero essere trasformati in una lettura proibita, perché a quel punto tornerebbe il fascino di andare a leggere i Promessi Sposi e scopriremo i Promessi Sposi per quello che sono, un capolavoro assoluto. Bene, la pagina della Zecca Carbugli con Renzo è una pagina che tutte le mattine uno dovrebbe, se fa politica o se anche fa la School of Government della LUISS, leggere, rileggere, imparare a memoria e poi dire il mio obiettivo è fare il contrario. E non semplicemente perché ci sono delle parole straordinarie, lasciamo stare per chi viene da un'esperienza giuridica dicendo che gli avvocati, non me ne voglia la professoressa Severino, sono quelli che dice a noi, gli avvocati sono quelli a cui bisogna raccontare le cose come sono, poi a imbrogliarle ci pensa loro, questa è la frase che utilizza Manzoni, quindi se lo dice Manzoni non è che sono io. Ma anche e soprattutto perché le leggi sono fatte in modo tale che per ciascuno si apre la strada fantastica della interpretazione, della complicazione. Avete letto in questi giorni quello che sta accadendo sul fisco? Equitalia che chiede i soldi, bene. Equitalia che deve restituire i soldi a un cittadino piemontese non li restituisce perché non ha il software per calcolare gli interessi. Sembra una cosa banale, è un'interrogazione parlamentare dell'onorevole Fregolent a cui abbiamo risposto e quando io ho letto la risposta mi sono vergognato di me stesso, perché sono pro tempore il capo di quell'amministrazione lì. Abbiamo bisogno di rendere più semplice ciò che noi abbiamo in Italia, ecco la riforma di tutto il sistema giudiziario, fiscale e amministrativo, e contemporaneamente di chiarire che c'è un responsabile per ciascuna cosa. Perché essere in grado di rispondere e di decidere non è una parolaccia. E l'ho fatta troppo lunga e vado chiudendo. Essere in grado di decidere, vi prego di credermi, è una terribile responsabilità. Perché quando si decide si può sbagliare, ma quando non si decide si sbaglia comunque. E allora, permettetemi di dirlo, in tutte le riforme che il governo sta cercando di portare avanti, su cui vi chiederei di essere nelle domande profondamente messo in difficoltà, noi abbiamo questo punto di partenza. Mi viene detto, ma come? Dai autonomia alle scuole, poi il preside, che poi si chiama dirigente scolastico perché chiamarlo preside non va bene, poi il preside magari sceglie. Già, magari il preside sceglie. Può succedere. È la cosa più importante che accada, che si possa permettere a un singolo istituto di muoversi come crede. Naturalmente il preside dovrà confrontarsi con il consiglio d'istituto, con il collegio dei docenti, con i suoi collaboratori. Ma qual è l'alternativa? L'alternativa è la circolare. La circolare è un documento burocratico scritto in un linguaggio incomprensibile ai più e anche ai meno, che proviene, direi promana, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che come tutti gli altri ministeri non si chiama più ministero ma si chiama per sigla, il MIUR, che parla col MIT, che ragiona col MEF, MEF hanno paura tutti perché sono quelli con i soldi, poi c'è il MISE, poi c'è il MIBACT, poi c'è il MATTM, ci ho messo un quarto d'ora per capire che è il Ministero dell'Ambiente, ma c'è anche territorio, mare, tutta una serie di cose, per cui si chiama MATTM, sembra una sciarada, ci compro una vocale. Bene, queste realtà non sono delle realtà astratte, sono l'espressione del popolo sovrano. O noi riusciamo a farle parlare con un linguaggio comprensibile e consentire loro di permettere la libertà e l'autonomia delle singole scuole in questo caso, ma vale lo stesso principio per i musei. Una delle cose di cui vado più fiero con il ministro Franceschini è aver fatto un bando internazionale per scegliere i 20 direttori dei 20 principali musei italiani con un bando pubblicato sull'Economist. Perché non è possibile che noi abbiamo il capolavoro che tutti ci ammirano, che tutti ci invidiano e poi non riusciamo a sfruttarli come dovremmo. Ecco, e ho davvero chiuso. Il modello delle riforme che noi proponiamo è quello, avrebbe detto l'ex presidente della Camera Luciano Violante, della democrazia decidente. Risalgo alla breve esperienza di questi ultimi anni. Sarebbe molto più affascinante tornare a Calamandrei e a tante pagine straordinarie scritte a questo proposito.
l'Italia come un luogo nel quale le cose si discutono, ma poi si realizzano. Certo, questo richiede un sistema di controlli efficace. Diffidate di chi vi dice che il controllo lo fanno le leggi. Certo, ci vogliono le leggi che funzionano. Ma il controllo lo fanno innanzitutto dei sistemi diversi da quelli che noi abbiamo. Il primo collegio dei revisori, la prima corte dei conti, è la pubblica opinione, se viene informata in modo serio. Ecco perché la pubblicazione degli open data, trasparente, totale, di tutti i denari della pubblica amministrazione, è la prima forma di spending. Ed ecco perché quando sentite qualcuno che vi dice per combattere la corruzione bisogna cambiare le leggi, vi dice una cosa che è vera soltanto in parte. Uno, per combattere la corruzione bisogna rispettare le leggi, quelle che già ci sono. Bisogna non rubare, non pensare che ci siano grandi film da farsi vedere. E non è che facendo le cose che pure il governo ha proposto, aumentare le pene per la corruzione. Noi abbiamo proposto di aumentare le pene per la corruzione e di aumentare la prescrizione, cioè la durata della prescrizione. Questo significa che per andare in prescrizione, tra le norme della professoressa Severino, tra le norme della ministro Orlando, proposte al ministro Orlando, quando verranno approvate, io spero presto, per la prescrizione, diciamo, della corruzione ci vanno circa 18-19 anni. Fa in tempo a diventare maggiorenne uno, se non lo becchi in 19 anni, qualche problema ce l'hai. Quindi non è questo il punto, ma non è affidandosi a authorities e a strumenti normativi che risolvi il problema del controllo. Tocca a voi, a noi, essere cittadini. E da questo punto di vista tocca a noi e a voi essere in grado di scommettere sulla qualità. Ecco, io, caro professor Fabbrini, ritengo che la vostra iniziativa sia straordinaria, perché voi provate a investire su un modello diverso, che non mette in contraddizione tecnici e politici, eppure è un grande tema, perché noi siamo un paese in cui i ministri cambiano ogni anno e i tecnici rimangono per sempre. E questo porta spesso a far sì che chi comanda sia il tecnico, anche perché il tecnico ha le informazioni chiuse nel cassetto. Il capo di gabinetto è il vero padrone della informazione, prima ancora che della decisione. Ed essendo padrone dell'informazione è in grado di orientare la decisione. Una diversa procedura e procedimento permette di cambiare approccio e impostazione. Però non è questo il punto. Non è una distinzione tra tecnici e politici, eppure io rivendico il diritto della politica, rivendico la separazione dei poteri e il diritto della politica, la centralità della politica. Quando dico, e so che perdo voti dicendolo, che un sottosegretario indagato non si deve dimettere perché è indagato, lo posso dire qui, alla School of Government, io sto difendendo il principio di Montesquieu. Non importa essere il nipotino di Montesquieu per capire che se consentiamo di stabilire un nesso tra l'avviso di garanzia in un paese in cui la presunzione di innocenza è principio costituzionale, oltre che di buonsenso, e la dimissione, se cioè accettiamo l'idea che nel momento in cui ricevi un avviso di garanzia devi dimetterti, stai dando il principio che basta a qualsiasi giudice emettere non una sentenza, che potrebbe essere persino comprensibile, ma un'indagine, iniziare un'indagine, che è dovere di quel giudice fare nel momento in cui immagina che ci possa essere un reato, per andare a verificarlo a tutela dell'indagato, e parte il principio per cui i magistrati decidono sul potere esecutivo. E siccome io sono uno di quelli che crede che il potere esecutivo debba rispettare la magistratura fino in fondo, con una separatezza totale, senza permettersi neanche di giudicare le sentenze, e quando vedo i politici che giudicano le sentenze mi indigno, allo stesso modo dico che la difesa della centralità della politica porta al rispetto della BC. Poi naturalmente c'è un altro tema, che un politico deve sapersi dimettere quando lo ritiene e quando c'è un principio, direi, non soltanto personale, ma anche etico-morale, che lo porta a fare questa scelta. Ma è una scelta della politica, non è una scelta della magistratura. Bene, in questo rinnovato clima, dove io credo nella centralità della politica, credo in un processo di riforma in cui l'Italia finalmente si è smossa e si è messa in gioco, quello che chiedo a voi, studentesse e studenti di questa scuola,
è di aiutarci a rovesciare l'approccio che spesso è l'approccio tipico dell'Italia. Noi crediamo con Bonheffer che le qualità si completano e le quantità si contendono. Se c'è qualità, uno ha lo spazio per poter portare tutta la sua forza, la sua bellezza e la sua intelligenza. Allora, voi avete una grande chance frequentando questa scuola. Prendere atto che di fronte a fenomeni complessi esiste una risposta semplice, non semplicistica, che è quella di provare a mettersi in gioco. Qualcuno di voi diventerà parlamentare, ministro, deputato, presidente del Consiglio. Se lo faccio io lo può fare veramente chiunque, vi garantisco. Qualcuno di voi diventerà dirigente, dirigente dello Stato, dirigente delle pubbliche amministrazioni, delle aziende pubbliche e private. Qualcuno di voi farà il professore universitario, qualcuno di voi formerà, cioè, l'elite del futuro. Qualcuno di voi inseguirà i propri sogni lontano da qui. Ma tutti voi avete uno spazio, che è quello di fare dell'Italia non la terra in cui le cose si ricordano, ma la terra in cui le cose accadono. Ecco, io sono grato per questi primi 5 anni, perché avete dimostrato che in un clima di turbolenza internazionale l'Italia è in grado di presentare un luogo nel quale si può cercare di vivere la qualità e non soltanto di numerare le quantità. Per tutti questi motivi, buon compleanno e in bocca al lupo per quello che avete fatto. Grazie a Matteo Renzi per questo suo intervento. Abbiamo ancora pochi minuti. Io chiederei ad alcuni studenti di fare domande brevi, presentandovi. Andiamo insieme. Ok, certo. Salve, mi chiamo Fabio Battaglia, Scienze Politiche, terzo anno. Io vorrei chiederle, Presidente, secondo lei quanto è credibile per lei la sua attività di governo e anche l'Italia che un evento internazionale come Expo abbia tra gli sponsor e partner nomi come la Ferrero, che sarà presente con la Nutella e Ferrero Rocher, la Coca-Cola Company e McDonald's, che avrà addirittura un padiglione ristorante in un evento che promuove, e cito testualmente il sito, l'obiettivo di garantire un cibo sano, sufficiente e sicuro, perché è un po' un controsenso, come se il partito degli animalisti avesse una bistecca alla fiorentina nel proprio logo. Una sola. Sì. È chiarissimo. Perfetto. Un'altra. Fabio. Un altro. La... Stand up, please. Primo Ministro, mi chiamo Brian. Mi permetto di parlare in inglese. Non so... non so parlare ancora fiorentina. Can you say something further on the role of Italy in Europe? And also the role of Germany. Ok, abbiamo altre un paio di domande. Buonasera Presidente, grazie per essere stato qua con noi oggi. Io sono una mi chiamo Elia Beatrice, sono una studentessa del Master in Studi Parlamentari e Politiche Pubbliche. Se posso avrei 2 brevissime domande. La prima è, come è stato anche annunciato nel rapporto OCSE, l'urgenza delle riforme istituzionali per la crescita e l'occupazione è molto vasta. E le chiedo quindi, considerate le resistenze politiche interne ed esterne al suo partito e quelle storiche, burocratiche e culturali del nostro Paese, quali siano le azioni e le valutazioni concrete e reali che il governo intende intraprendere per garantire l'approvazione e il successo delle riforme. E seconda, se posso velocissimo, non abbiamo parlato di disoccupazione giovanile ed è un tema ovviamente molto importante, soprattutto considerando che c'è un progetto che è la Garanzia Giovani,
che in Italia non sta avendo l'implementazione che dovrebbe, in quanto è più facile che enti di reclutamento stranieri vengano in Italia a reclutarci piuttosto che i centri per l'impiego riescano ad espletare le loro funzioni. Quindi sarebbe il caso di Elia Beatrice. Okay. Esatto. Okay. Grazie. Ogni studente fa due domande, quindi mi pare che andiamo benissimo. C'è qualcun altro? Ok, l'ultima. Laggiù. Ne faccia una sola, non due in una domanda. Buon pomeriggio, Presidente. Luca Bagnasco, avvocato, ex SOG e assistente di Pizzetti a giurisprudenza, Luis. Lei ha parlato della flessibilità della politica, delle politiche europee in particolare. Io vorrei introdurre un altro tema, la flessibilità del mercato del lavoro. Il suo governo ha più volte dichiarato di voler armonizzare, o meglio adeguare, quello che è il sistema giuslavoristico alle esigenze che il mercato richiede, la realtà imprenditoriale richiedono per poter funzionare correttamente. Adesso... Beh, vada alla domanda perché abbiamo pochissimo tempo, grazie. Sì, sì, sì. Sto chiedendo se secondo lei non c'è, visto anche l'introduzione della legge sulle tutele differenziate, sul contratto di lavoro a tutele differenziate, se non sarebbe il caso di adeguare la stessa flessibilità anche, diciamo, al mercato anche al lavoro durante tutto il rapporto di lavoro, non soltanto all'inizio, nei primi anni. Quindi se non sarebbe il caso di introdurre la flessibilità del mercato del lavoro per tutto l'arco del rapporto lavorativo. Grazie. Allora, rapidissimo, Fabio sull'Expo. Io trovo che l'Expo, non voglio farla troppo lunga, dov'è Fabio? Eccolo lì. Intanto mi permetterà di dirle che ritengo la Ferrero, questo lo dico in partenza, una straordinaria storia italiana di cui l'Italia va fiero, e un pensiero a Michele Ferrero. Lo dico perché non voglio eludere la domanda, che invece è molto seria e ci arrivo subito tra un attimo, però la domanda veniva molto bene in particolar modo in questo luogo. C'è un'imprenditoria italiana che è un'imprenditoria che noi non raccontiamo per quello che è. Michele Ferrero è un signore che si è preso ad il signor Michele. Io sono stato al funerale, tutti lo chiamavano il signor Michele, compreso, diciamo, i volantini della che, come dire, ne ricordavano la vita. Il signor Michele è stato uno di quelli che ha preso Alba e l'ha trasformata dalla storia di un'Alba che avevamo imparato a conoscere in pezzi di letteratura, peraltro affascinanti, ma di povertà e di difficoltà, e l'ha portata ad essere una delle realtà più straordinarie del nostro paese. Non soltanto lui, tanti altri, però lo dico perché lei ha fatto riferimento alla Ferrero e tolgo immediatamente la Ferrero, almeno io, naturalmente rispetto alla sua opinione, dal bouquet di multinazionali cui lei ha fatto riferimento. L'Expo, cos'è l'Expo? L'Expo è una grande occasione per riflettere su cosa significhi nutrire il pianeta e immaginare il futuro. Quindi noi abbiamo scelto chi ha vinto l'Expo, a partire dalla signora Moratti, che era allora sindaco di Milano, ha scelto una straordinaria linea di riflessione, che è molto interessante per l'Italia e che contiene nel proprio seno anche molte contraddizioni. Uno come Oscar Farinetti è intervenuto in difesa di McDonald's. Tutto ti aspetteresti, tranne che il fondatore di Italy difendesse la presenza di McDonald's all'Expo. Viceversa, qualcuno ha detto che i progetti sociali che ad esempio McDonald's e Coca-Cola hanno fatto per l'Expo sono straordinariamente affascinanti. Io non so se lei ha avuto modo di vederli, sia McDonald's che Coca-Cola stanno facendo degli interventi in prospettiva per il futuro, anche su Milano, che resteranno nella città di Milano e che sono il tentativo di marcare la loro presenza in quell'evento con atti che oggi potremmo definire, mi perdonerà il termine un po' sbrigativo, di responsabilità sociale dell'impresa. Quindi io ritengo che sia un fatto positivo, che l'Expo sia un contenitore di grandi esperienze. Poi naturalmente l'Expo è per noi innanzitutto una riflessione sull'Italia e l'Italia nel mondo. Dico alcuni numeri semplicemente economici prima di parlare di ideali. L'Italia ha più o meno, esporta poco più di 30 miliardi di euro. I prodotti che hanno un suono italiano hanno un mercato potenziale di 92 miliardi di euro. Cioè vuol dire che, faccio dei conti che sono pubblici, in realtà non sono precisi, adesso sono più di 33 miliardi, però diciamo che più o meno un terzo dei prodotti che suonano italiano sono italiani.
Gli altri due terzi sono, potrei dire con una espressione di cui non me ne vorranno gli imprenditori stranieri, volgari imitazioni. Esempio, parmigiano e parmesan. Esempio, l'olio d'oliva che in America viene venduto con confezioni bianco, verde e rosso, ma che magari non è made in Italy. Magari buonissimo, per carità di Dio. Allora c'è un tema economico, ma l'Expo è molto di più. L'Expo è una riflessione ideale. Oggi nel mondo c'è 1 miliardo di persone che muore per denutrizione e 1 miliardo e 300 persone che muoiono per malattie legate a uno stile di vita sbagliato, obesità e non solo. L'Expo vuole essere questo. Poi naturalmente ciascuno farà le proprie valutazioni. Io considero un valore che anche le multinazionali del cibo o dell'alimentazione scelgano di stare ad Expo. Naturalmente penso che il consumatore debba scegliere. Cioè lei sarà libero, Fabio, di scegliere se la proposta che viene da, diciamo, Coca-Cola, McDonald's, lei ha detto anche Ferrero, o altre aziende che potremmo naturalmente, senza nulla togliere a quelle di cui stiamo discutendo, siano proposte che incrociano i suoi desideri di consumatore o no. Ma io considero un valore che le multinazionali scelgano Expo come il luogo della discussione. Aggiungo, e non è una domanda di Fabio, ma scusandomi con lui, prendo lo spunto per allargare il ragionamento. Noi siamo arrivati ed Expo era uno scandalo. Io ho contato le persone che mi dicevano non lo fare l'Expo, tirati via finché sei in tempo. Il malaffare ti sommergerà. Noi abbiamo scelto di prendere l'ANAC, che era allora semplicemente il niente. Abbiamo messo Cantone, che era un magistrato che allora stava in Cassazione, a guidarla. Abbiamo fatto pulito di ciò che andava fatto pulito. Oggi l'Expo è una gigantesca opportunità. Personalmente ritengo che sia importante per l'Italia utilizzare questo evento per riflettere non soltanto sul lifestyle e sull'agroalimentare, ma anche su come si presenta al mondo nella edizione dell'Expo che si preannuncia la più partecipata da nazioni, non arriverà mai ai numeri monster di Shanghai, ma ha la maggiore partecipazione di padiglioni. E, lo dico qui in anteprima, trovo molto saggia la decisione del nostro Ministero della Cultura di convocare nei giorni dell'Expo a Milano tutti i ministri della cultura dei 140 paesi partecipanti per riflettere su come sia fattore culturale anche il tema del cibo, dell'agroalimentare e dell'ideale di cui parlavamo della lotta alla povertà. Naturalmente sono opinioni sulle quali non immagino di poterla né convincere né che questo sia il mio dovere, però trovo un fatto positivo che l'Expo sia questa roba qua. Italia e Germania... E il ruolo, lei l'ha detta in inglese, ma anche in italiano è un bel casino risponderle, nel senso che noi oggi viviamo, è di queste ore credo l'incontro tra la cancelliera Merkel e il primo ministro greco, Tsipras, noi viviamo in un mondo in cui il modello economico che l'Europa presenta sembra essere un modello esclusivamente tedesco. E ci sono dei paesi in cui si è fatto la campagna elettorale non contro l'avversario interno, ma contro il cancelliere tedesco, la cancelliera tedesca. È accaduto anche in Grecia recentemente, ma se mi permettete è accaduto anche in Italia. In Italia le ultime europee si sono giocate sullo scontro tra chi proponeva un'idea discutibile di Europa da cambiare dall'interno, soprattutto il mio partito, e chi invece aveva un'idea in cui si diceva la supremazia tedesca sta uccidendo l'Europa. Io credo che noi dobbiamo essere molto seri. Ciò che in Germania funziona va copiato. L'alternanza scuola-lavoro che funziona in Germania, anche in Alto Adige, direbbe il mio amico presidente della provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ciò che funziona nell'alternanza scuola-lavoro va preso e va copiato. Ciò che funziona nel sistema amministrativo va preso e va copiato. Su altre cose, spazio libero, fortissimo alla competizione. Ci sono alcune regioni d'Italia che vanno più veloci e che hanno performance migliori delle migliori regioni tedesche. Le aziende italiane che riescono a competere nel mercato internazionale fino a qualche anno fa, nonostante la politica, non grazie alla politica, sono straordinari esempi di forza e di dinamismo. L'Italia deve fare la propria parte senza preoccuparsi di quello che fa o non fa la Germania. Le cose buone le facciamo insieme. Se ci sono degli elementi su cui discutere,
le garantisco che non soltanto discutiamo, ma abbiamo a lungo discusso. A Beatrice dico che rispetto alle riforme non rifarei adesso l'intervento su tutte le cose che vogliamo immaginare di fare. Dico che il mio governo è nato per cambiare il paese, non per accontentarsi di ciò che c'è. Quindi, per essere molto chiari, noi le riforme che abbiamo fatto, e che sono riforme alcune delle quali attese da anni, non le consideriamo un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. Il fatto che in qualche mese abbiamo fatto cose come, lasciatemelo dire, come prioritaria, perché la considero un fatto positivo anche se non la cita nessuno, la declassificazione degli atti dei servizi segreti sulle stragi di Stato, che per me è un punto di chiarezza e trasparenza fondamentale. La responsabilità civile dei magistrati, il Jobs Act con il superamento dell'articolo 18, l'approvazione nelle prime due letture della legge elettorale e della riforma costituzionale, il quadro di profondo rinnovamento sul quale siamo impegnati con la delega sulla fisco, sulla PA e sulla giustizia, è per me soltanto l'antipasto. Io sono convinto che noi possiamo e dobbiamo cambiare il paese facendo le riforme. Se il governo smette di essere il governo che fa le riforme, perde la propria ragion d'essere. Quindi questa legislatura, da qui al febbraio 2018, sarà la legislatura in cui avremo la possibilità di fare le cose che per anni sono state rinviate. Se non vi siete addormentati prima, trovate un collegamento naturale tra il principio della democrazia decidente e il fatto che finalmente le cose adesso si fanno. In questo pacchetto c'è anche un'attenzione specifica alla lotta contro la disoccupazione. Ma non sono d'accordo con lei, Beatrice, quando dice che il problema di garanzia giovani è l'implementazione. Magari. Il problema di garanzia giovani, il primo problema di garanzia giovani è il titolo quinto della Costituzione. Il fatto cioè che ci sia una suddivisione e una ripartizione allucinante di competenze e ci siano alcune regioni che hanno dei centri per l'impiego che funzionano molto bene e alcune regioni in cui i centri per l'impiego andrebbero processati per alto tradimento, il tradimento delle speranze dei più giovani. Da questo punto di vista, la riforma del titolo quinto, che sta nel disegno di legge approvato dal governo e approvato sia in prima lettura al Senato che in prima lettura alla Camera, pone finalmente uno strumento di modifica. E aggiungo che anche i primi decreti legislativi conseguenti alla riforma, alla delega sul lavoro e al Jobs Act vanno in questa direzione. I numeri di garanzia giovani non sono devastanti, però, come lei lascia supporre. Certo, non è quella botta di vita che noi ci aspettavamo, un po' forte, che qualcuno si aspettava che fosse. Non a caso io ne parlo abbastanza poco. Proprio in queste ultime settimane abbiamo deciso che io scriverò una lettera a tutti i ragazzi, circa 400.000, che hanno fatto domanda per garanzia giovani. Gestiremo le risposte attraverso il coinvolgimento, lo stimolo e in qualche modo la spinta sui centri per l'impiego territoriali, proprio perché conosciamo i problemi che lei giustamente ha posto. Ma non è un fallimento come qualcuno immagina nel momento in cui 400.000 ragazzi escono di casa e vanno a cercare il lavoro. Aggiungo che i segnali molto prudenti e timidi che stiamo avendo dal mondo del lavoro, frutto di che cosa? Incentivi in legge di stabilità, modifica del Jobs Act, istituzione del Jobs Act e modifica del sistema della, diciamo, legislazione sul lavoro, stanno dando i primi segnali di ripartenza. Ma un paese non inizia a crescere senza una strategia di lungo periodo e più ampia. Per cui, se lei mi dice qual è il primo problema di garanzia giovani, so che vi provoco, ma dico che è il titolo quinto. E concludo rispondendo a Luca. Io non credo. Sì, l'ho vista. È anche avvocato, dopo la bella frase sugli avvocati, penso di poter contare sulla sua simpatia. Io credo che la riforma del sistema del lavoro sia una riforma straordinariamente importante per il nostro Paese. E certo si può fare di più, si può fare meglio, si può spostare sempre il confine un po' più in là, ma nel giro di qualche settimana questo Paese ha risolto uno dei tabù che per 20 anni l'avevano inchiodato in un derby ideologico.
Perché vorrei essere chiaro, io che mi ritengo non semplicemente una persona proveniente dall'esperienza sociale, io vengo non da un'esperienza imprenditoriale, io vengo da un'esperienza in cui il mio background culturale è il mondo associativo, parrocchiale, Boy Scout, e non ridete perché molti di voi lo sono stati, anche se adesso fingono di essersene dimenticati. Io vengo da quel mondo lì e quindi non accetto che ci sia chi si definisce di sinistra perché difende l'articolo 18 contro quelli che vogliono, che hanno voluto cambiare l'articolo 18 come se non fossero di sinistra. Trovo che sia di sinistra difendere le persone, non i simboli. E noi con il Jobs Act abbiamo messo al centro non un simbolo ma una persona, quello, la persona che è chiamata a cercare lavoro e che è stata tagliata fuori da 20 anni di apartheid contro i nuovi lavori e i ragazzi più giovani. Già questo è un passo in avanti. Non credo che si possa andare avanti ancora sul termine semplicemente flessibilità. Ora è il momento di spostarsi di più sulla creazione di un nuovo welfare, che sia in condizioni di garantire tutti, perché in questi anni noi abbiamo avuto un sistema di welfare, come la rete di protezione del circo, con la differenza che c'erano dei punti in cui era rotta. E la rete rotta, caschi. Dalla rete rotta non puoi non cascare. Allora, e chiudo davvero, scusandomi per essere stato lungo, quello che ci tenevo a dire in questo vostro appuntamento così importante, perché 5 anni sono un'esperienza che prende corpo e inizia a correre, è che le riforme di cui stiamo parlando oggi in Italia non sono un catalogo di idee messe l'una a fianco all'altra. Possono magari preoccuparvi di più per quello che sto per dire, ma sono la strategia chiara di un gruppo dirigente che tiene insieme la riforma della scuola con la riforma della Costituzione, che tiene insieme la legge elettorale con la riorganizzazione del terzo settore, della pubblica amministrazione, del fisco o della giustizia, e che attribuisce la centralità di queste scelte non alla tecnocrazia, della quale si riconosce l'importanza nella funzione sussidiaria di aiuto a scrivere le norme, ma che riconosce la centralità di queste scelte alla politica. Perché, andando via di qui, io non credo di aver convinto qualcuno sulla bontà o meno delle riforme, ma sarei sufficientemente contento se avessi convinto qualcuno del fatto che è la politica che è decisiva. La politica con la P maiuscola. E se c'è qualcuno che sciupa la parola politica rubando i denari con la corruzione, o quel che è peggio, rubando il futuro con la palude, beh, quel qualcuno noi lo mandiamo a casa. Quello che però deve essere il punto chiave e forte per chi crede nella scuola di governo è che la politica, fatela con chi volete, destra, sinistra, sopra, sotto, inventatevi le formule che volete, è lo strumento per affrontare la complessità della società che oggi c'è. E se saremo in grado di vivere questa realtà nella quotidianità di tutti i giorni, avremo aiutato l'Italia a essere un po' più futuro e un po' meno passato. Grazie, in bocca al lupo.